lei si è reso conto che quando ha lanciato via la maglietta rimaneva senza? Sì, infatti ormai avevo visto anche che mancavano circa meno di 10 minuti e ho fatto segno alla panchina di essere sostituito. Cantagutti l'esuberante, oggi fa numeri a ripetizione, intanto 3 reti stupende, la prima su suggerimento di Donadoni, di esterno sinistro. Cantagutti si limita ad alzare i pugni al cielo. La seconda in mezza girata, sempre di sinistra. Questa volta Cantagutti si prende in spalla Vella e lo porta a spasso. La terza con un perentorio stacco di testa che sorprende Giuliani. Segue il lancio della maglietta ai tifosi. E il Verona? Tanta confusione, la più brutta prestazione casalinga del campionato. Qualche occasione isolata di fronte a un'Atalanta meglio organizzata che gioca a un ritmo doppio rispetto ai padroni di casa. Ecco l'amaro commento di Chiampani. Mi domando fino a che punto varrà la pena di insistere su questi grossi nomi. Come ha detto lei, abbiamo dentro 5 nazionali, eppure perdiamo una partita con una squadra piena di buona volontà e senza grandissimi nomi. È stata una partita giocata con tutta la intensità possibile di cui questi ragazzi sono capaci, e quando riescono a trovare questi momenti diventano irresistibili. Hanno fatto una partita meravigliosa. Non è meravigliosa invece la situazione all'esterno dello stadio. Scontri prima e dopo l'incontro, con un'aria pesante da stato d'assedio, che dà un significato diverso a quella che era solo una partita di calcio.